Bentornati a Cinefilm Scorner Planet, sono... aspetta. Bentornati a Cinefilm Scorner Planet, sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi non sono da solo, siamo qui al Movie Planet San Martino Siccomario, su una scala antincendio che ci sta perforando le chiappe, yes. Col buon Federico Frusciante. Sei meno cattivo di quello, sì, di quello che sì. Lasci intendere, sì, esatto. Tranne se ti danno il fascista, lì sono cazzi da cagare. Comunque, volevamo fare un discorso abbastanza sciolto, perché abbiamo visto che se proviamo a schematizzare, tanto non si schematizza un cazzo, quindi finiamo col divagare, ed è anche quello di bello. Dunque, io avevo pensato di iniziare il discorso, poi sicuramente parleremo d'altro, però facciamo finta di iniziare il discorso in un modo, dei blockbusteroni che sono usciti negli ultimi tempi, perché io mi sono reso conto che mi sono sentito dare dell'incontentabile perché improvvisamente sembrava non mi piacesse più nulla e in realtà mi sono reso conto che non è tanto quello, è che sono usciti dei film che facevano cagare la pelle. Fanno cagare. Oppure magari un paio che non erano brutti ma che non sono piaciuti a me. Quello è quello. Allora io partirei con il Big One, che ecco questo appartiene proprio a quell'ultimo caso, cioè un film che io non sono riuscito ad accettare in molti suoi aspetti, ma che non bisognerà mai di dire che è un brutto film. Ovvero Alien Covenant. Io per me è un film. Per te è un capolavoro. Capolavoro, si aspetterà da un grandissimo film. Ah, ok, sì. Però comunque al momento è già un film notevole. No, per me è già uno dei quei film degli ultimi 10 anni. Premessa. Insieme a Prometheus. A Federico, esatto, a Federico è piaciuto Prometheus. Prometheus, ecco, io credo che il motivo per cui non mi sia piaciuto Alien Covenant è che non mi era piaciuto Prometheus, perché è difficile, se non ti è piaciuto Prometheus, farsi piacere Alien Covenant, che è il seguito diretto. Io credevo, allora, quando io mi ero un attimino, ero rimasto male, perché io non pensavo fosse un seguito così diretto Prometheus. Quando io l'ho visto in anteprima, ho pensato, porca miseria, pensavo fosse un seguito concettuale. Cioè, capito, non proprio con gli stessi personaggi. Sapevo che era un seguito, ma non credevo fosse così tanto collegato a Prometheus. Io seguendo Scott avevo visto le parti che aveva collegato, quindi avevo capito. Perché poi aveva fatto l'Alien Day, che praticamente un po' in tutta Italia avevano riproiettato il primo Alien in versione restaurata, e alla fine c'era questo contributo di Ridley Scott, che era quel corto, bellissimo, di un minuto e mezzo, che poi fondamentalmente è quello che si aggancia alla storia di David. Ovviamente faremo spoiler, lo dico subito, quindi... Beh. Però vabbè, però magari qualcuno non l'ha visto, faremo spoiler di tutti i film di cui parleremo, ok? Quindi lo dico. Allora, Alien Covenant, così ti do la briga, ti dico perché a me non è piaciuto, vabbè. Beh, non è piaciuto a tutta Italia, è piaciuto solo a me e altri 4. No, quindi. Beh, ci sono tante persone che l'hanno osannato in realtà, sai? Però allora, inizio col dire... Se non li conosco. Inizio col dire che, per esempio, allora, è piaciuto un sacco, per esempio. Ah, no, Coalò una sorpresa, via. Ma perché io dipende, con lui a volte sei d'accordo, a volte no. Io quasi mai, ma però anche con lui c'è una amicizia. Lui comunque è uno che ne sa anche. Quindi lì poi alla fine entra anche in gioco il gusto. Nel senso che ho visto tanti a cui non è piaciuto, altri a cui invece è piaciuto. Mi sembrava ci fossero un po' tante persone. Cioè io lì quando l'ho visto, un po' di persone dicevano, ma è bellissimo che provo, dicevo, perché? Comunque adesso ci arriviamo. Il punto è, allora, non mi sognerà mai di dire che logisticamente non sia un film, nel senso che a livello estetico è mostruoso, come lo era Prometheus del resto. Cioè, Scott è passato dalle atmosfere claustrofobiche tipiche di Alien a un film che mantiene degli legami con la saga di Alien, ma che sovverte completamente, almeno dal mio punto di vista, ma penso sia abbastanza evidente, le atmosfere, con queste atmosfere apertissime, quasi che ti mettono quasi angoscia, perché c'è questa sconfinatezza dei paesaggi che è pazzesca. E in effetti, a livello estetico, la scena di loro quando sbarcano sul pianeta che trovano il grano, effettivamente ti mette quell'angoscia, perché questo paesaggio completamente è vastissimo, ma il fatto che non si sentano gli uccelli, che non si sentano nulla, ti dà l'idea di qualcosa di morto, certo. Fondamentalmente. Quindi quello mi è piaciuto. Quello che io contesto è, vabbè, a parte secondo me il collegamento Prometheus, che cioè tu mi fai un film, il primo film che è un film sulla creazione, d'accordo? La questione degli ingegneri e quant'altro, poi nel secondo film siamo addirittura sul pianeta degli ingegneri e mi fai passare in secondo piano proprio lì. Secondo me già stai sbagliando, non siamo sul pianeta degli ingegneri, si capisce chiaramente che è una colonia. Però comunque c'entrano loro. È una colonia, ma cosa fa? Il punto, cioè non è magari il pianeta d'origine, ma è il pianeta loro. Punto, secondo me invece è sbagliato. Il primo film non parla assolutamente della creazione. Mm-hmm. Assolutamente.
secondo me, della creazione. Secondo il secondo film parla della creazione, il primo film parla della incertezza e delle certezze umane, che è un'altra cosa secondo me. Il secondo film parla della creazione, il primo film parla delle certezze e le incertezze umane. Su un'altra cosa, se vuoi ti spiego perché Prometheus parla di questo. Vabbè, che parli anche di quello sicuramente, Prometheus, ma comunque il tema della creazione c'è. Ma non è, non è quella centrale, perché in realtà diciamo che i due scienziati, più che sulla creazione e sui creatori, sono interessati a scoprire ciò che c'è dietro gli ingegneri, ciò che c'è dietro alla creazione, più che alla creazione stessa. In realtà Whelan è ossessionato dall'incontrare il proprio creatore. Ma infatti però... aspetta, ti sto dicendo, gli scienziati, cioè okay. I due, la Shaw e il sì, l'uomo. Sì, no, ok. Cioè, l'uomo ma tu parli di Covenant. No, sto parlando di Prometheus. Elizabeth Shaw sì, e lui quando sì. Vedono in Porta Venedig. Sì. Loro sono ossessionati in realtà, già tutti e due, da due cose ben diverse. Lei in realtà da dare credito alla sua fede, quella cristiana. Sì. Invece il marito, uomo, chiamiamolo per fare, che non è un compagno che non è assolutamente di fede, okay. Lui invece vuole essenzialmente scoprire perché ci hanno creato, e è la curiosità sua che lo porta avanti più che la creazione stessa. Non è un caso che le scene più emblematiche, più importanti di Prometheus siano appunto quelle dialogate, non tanto quelle di azione. La prima, importantissima, è e già si capisce lì, si capisce perché si sta parlando di qualcosa che è sulle certezze umane, sulle incertezze umane. Lui non ha certezze di cosa può succedere o non può succedere. C'è la scena di David che va al mentre suona il biliardo, che ha già preso il bossolotto e tutto, che la mette, la mette nel bicchiere di lui, e prima, ed è importantissimo, nessuno sta mai attento ai dettagli, prima di infettarlo gli fa due domande importantissime. La prima: che cosa saresti disposto a fare per capire che cosa è successo e cosa c'è davvero dietro a questi ingegneri? Lui si chiede, per fargli capire quello che ha appena fatto, per fare quello che starà per fare, sì. Non l'ha ancora fatto, sì, quello che è, sì. Tutto, ok, e gli versa, e poi gli dice, parlano della creazione in quel momento, e lui dice: voi perché siete riusciti, perché ne avete creato? E lui dice: perché ne abbiamo le possibilità. E lui gli risponde: pensa che tristezza se quelli ora ingegneri che incontrate vi rispondessero così. Cioè è lì, il film sta tutto lì. La certezza umana è l'unico incerto, il vero unico personaggio incerto è il marito. Non è a caso che è l'unico che in realtà viene infettato. Cioè il primo è il primo che non ha certezze, perché lei ha la certezza della fede, ok? Il vecchio è convinto che trovando gli alieni siano buoni e che gli alieni quindi gli diano una mano. David ha la sua certezza, che poi si rivelerà in realtà, che una volta levato dalle palle Weyland, sarà, altra frase importantissima, quando gli diranno: ma una volta che Weyland sarà morto, che cosa sarai? Perché uno si aspetta la risposta: nulla, non servirò più a nulla, finalmente sarò libero. Sì. Quindi le certezze vengono sbriciolate, perché quando uno dice, al di là del fatto che purtroppo, per fortuna, Scott ha tagliato alcune scene, c'era una scena, ci sono delle scene tagliate, che erano importanti, al di là dell'inizio, c'era la scena in cui lui, il nostro, diciamo, biologo delle bestie, che hai visto, incontra quella lì che fa, questa è una femmina, no? Sì, perché in realtà, prima c'era una scena in cui ne trovava un altro, che era maschio, e era innocuo, quindi per lui era semplicemente la stessa cosa, poi quando l'ha vista aprire ha fatto, ah, questa è però, femmina, l'altro era maschio, il era problema innocuo. È che però in sala è arrivato quello, io che cazzo ne so che questa è. Non è un problema, anche se fosse, no, siccome dai, io sono dell'idea, no, io sono dell'idea che Scott avesse attagliata volutamente, perché se ci fai caso il geologo dice a un certo punto: a voi vi interessano quegli uomini di merda, a me non me ne frega un cazzo, io sono venuto qui per le pietre. Lui ha la certezza di non trovare niente che gli possa interessare, certo. Il primo errore che fa, e tutti gli errori, il problema è proprio la certezza sbagliata dell'essere umano di non poter sbagliare. Non è un caso che lui, convinto, va dall'esseruncolo, convinto di conoscere tutto, che non gli faccia un cazzo, è femmina, è buona, e invece la piglia nel culo. Però secondo me è proprio è un atteggiamento. No, è l'atteggiamento, è l'atteggiamento giusto dello scienziato. Io avrei fatto così. Io no. Io sì, e vedi, siamo diversi, l'essere umano è diverso. È proprio così. Ma semplicemente perché io sono su un pianeta lì, Covenant. Io vedo le spore, ma cos'è? Ma che cazzo sei in un'astronave aliena? Ma che cazzo tocchi? Ma io
tocco tutto. Ma no! Tocco tutto, l'astronave di merda, la stronza di astronave di merda, no, mi ha detto che il pianeta qui giù non ha pericoli. Me l'ha detto l'astronave. Appunto, la macchina! Che cazzo ascolti l'astronave? Ascolto bene l'astronave, siamo nel 2107, mi dice sì, il pianeta sì, è perfetto, scendi qui perché vedrai c'è un segnale umano. Ma ecco, scendo. Questo mi fa pensare un'altra cosa, cioè vuol dire che questi qui non hanno nel 2150 miliardi un cazzo di aggeggio che ti spiega, che ti fa vedere se ci sono dei patogeni. Ma vai giù senza casco! Certo! Ma no! Ma come no? Ma è una scena, è una. Come posso dire, è una cosa stupida. Definire vai senza o non senza casco è un'idiozia, perché a quel punto colui è una scelta, è una scelta del cazzo. No, è una scelta di fede, è una scelta di è il capitano che li fa scendere così, che non è a caso, è quello che crede in Dio e quindi crede che quel pianeta lì sia stato creato, fammi finire, dal suo Dio, dal suo cazzo di Dio. Lui non crede a ingegneri, non crede a un cazzo, lui crede che il suo Dio abbia creato questa terra e quindi sia bellissima e ospitale. È un cretino. È per quello, ma gli altri non sono così. No, invece sì, perché sono essenzialmente gente del cazzo quelli che si risvegliano, cioè meccanici, gente perché va così a vedere, perché non sono i 2000 che sono addormentati lì. No, sono equipaggi. Cioè, quelli sono equipaggi, quella è gente guida, come in Prometheus, quei tre che non servono a un cazzo, se non alla fine schiantiamoci perché sennò va sulla Terra. E quindi servono a quello, non devono avere più di una psicologia elevata, no, di tanto. Ok, va bene, però comunque è come... sono esseri umani, ma chi cazzo c'è? Ma sì, appunto, perché siamo. Ti sto parlando della certezza. Sì, è la certezza. Ma siamo d'accordo, lui era però... sicuro che non gli facesse un cazzo quella geggio lì, se no non si sarebbe avvicinato. Io trovo che sia, capisco quello che vuoi dire tu sulla certezza, ma lo stesso trovo assurdo che questi tranquilli, cioè questi stanno andando su un altro pianeta, trovano un pianeta dove arriva il messaggio più inquietante, cioè fa paura il messaggio che arriva, questi vanno giù senza casco, tranquilli. Ma se si metteva il casco, le spore passavano dalla respirazione uguale, non cambia niente, le schiacciavi coi piedi, rientravano sotto pelle. Ma magari non entrava un cazzo. Ma eh? Non è vero, ma non entrava so. E come? Entrava è come quello che ti dice Ridley Scott un'altra volta. Le spore, se non le schiacci, un escono. Non escono, è il coglione. Ma appunto, che cazzo, ma io le vedi, non le tocco, non tocco. Ma no, ma tanto le hai già schiacciate. Perché devo mettere un casco? Sì, ma magari quello che va a cagare tra le spore o più. No, se non capisco, se anche se loro scendevano col casco, la prima cosa che facevano è paura, raga, qui si respira, levatevi il casco. Le spore non sono in aria se non le schiacci, sì, non le puoi individuare. Ma qui arriva quello che dico io, nel senso, è no, dentro questa astronave, entrano e tocca il fumo. È capitato andare nel bosco, quella mia mamma andava a fare funghi. Nei boschi. Sì. Mi è capitato mille volte toccare roba, e avevo già 15-16 anni, boh, cos'è questa cosa lì? No, lì è proprio una diversa. E poi diventare viola sulla mano. Che cazzo hai toccato? Boh, questa pianta di merda. Io no. Ma è bisogno di... Io vedo un fungo colorato, ma lo lascio lì, ma vaffanculo. Ma te, io sono curioso e lo tocco. È lì di creazione umana. Ma infatti si parla di creazione. La creazione che cosa ha portato? All'essere umano, che è un essere completamente sbagliato. Ed eccoci al punto. Perché David sa che l'essere umano è un essere completamente sbagliato, è stato creato da un essere sbagliato, lui si rende conto di essere superiore sia agli ingegneri che all'essere umano e vuole fare tavola rasa e creare qualcosa che sia perfetto geneticamente, inattaccabile a livello di fisico, inattaccabile come potenza militare, inattaccabile in tutti i sensi, e quindi cerca di creare. Cioè, collegamento a ciò che dice Ash nei primi alieni, in effetti. Sì, è quello. Dice, io ammiro la sua perfezione, fa quello, tu lo ammiri, ammiro la senza sua contare che poi alla fine nessuno ha intuito che la Wayland Corporation quindi è comandata da un ariano, per come finisce. Io credo che da lì... Perché non è un caso, tranne il primo, che gli altri alien in tutti... cercano di recuperare... No, la faccia di chi è? Lance Erickson, che è il vero Wayland. Sì. Come poi si vedrà nel troiaio, è il vero Wayland. Quindi in realtà chi è che comanda dopo Alien Covenant la Wayland Corporation, che sta mandando Covenant laggiù? Ah, David, che David la rivedrà e fa il cazzo che gli pare. Stiamo parlando, io non sono convinto che tutti poi hanno detto la stronzata e non hanno capito che il pianeta di Prometheus non è il pianeta del primo LD200 no, ma perché la gente continua a dire non torna un cazzo, non è quel pianeta. Infatti, quello che mi ha deluso, però questa è una cosa personale, quello che mi ha un po' deluso di Alien Covenant è che io speravo che nel finale ci fosse un riferimento allo space jockey che troviamo su Levy. No, perché quello non può essere lì, perché lì lui ancora non ha creato... Io speravo che mi dessero un collegamento al primo alien. Te lo dà alla fine, quando loro vanno a fare la colonizzazione, loro partono con i fottuti
Sì, no, no, non Fesager già. Ma non hai capito cosa intendo. Volevo, io speravo che si capì, io ero convinto che se non seguito si sarebbe capito come ci è arrivato, cioè sul pianeta quello del primo Alien, come ci è arrivato. Ma ci arriverà al terzo film. Sì. Al quarto film. Infatti, detto, è una cosa personale. Perché credevo che già con questo arrivassimo a quello. Questo ti può far semplicemente capire un'altra volta la fallosità della religione in quanto tale. La fallacia, sì. Perché nel primo episodio troviamo Elizabeth Shaw fissata, con, ha visto, alla fine si rimette anche il crocifisso. Bella mossa. Rimettersi il crocifisso è il motivo per il quale David alla fine la usa come esperimento. Perché vede perché, che è in... perché lei comunque non lo rispetterà mai come Dio superiore, perché ormai lui è convinto di essere Dio o Satana, secondo le sue vedere. Non è a caso le citazioni da Paradiso Perduto. Beh, ma non è solo quello. Non è un caso che il film rispecchi in quasi tutte le inquadrature e pitture fiamminghe di tutti i tipi. E c'è anche da dire che l'aspetto di David lo identifica l'iconografia di Lucifero. Certo, ma per quale motivo? Per quale motivo? Perché noi abbiamo un grandissimo film? Perché un'altra volta ci sono piccole cose che ti fanno intuire dalla regia, nemmeno da piccoli dettagli. Certo. Arriva sto cazzo di capitano che non è il capitano, perché il capitano, come abbiamo visto, muore. Tra l'altro Billy Crudup e il dottor Manhattan e Watchmen. Il dottor Manhattan. Che abbiamo parlato prima. Il dottor Manhattan, irriconoscibile blu. Il dottor Manhattan. Billy Crudup per lui. Che dice, io non sono stato scelto per fare il capitano. Perché? Perché sono troppo religioso, perché ho la fede. Giustamente. L'altro capitano, col cazzo che li faceva scendere nel pianeta. L'altro capitano li faceva la missione, questa si fa, questo vaffanculo. Lui, preso dall'idea della creazione divina, perché lui in quello crede, quando riceve quel messaggio tutto, riceve dei crediti, riceverlo dal suo creatore, dalla creazione divina stessa. Che sia una, e quindi una crede che sia una cosa positiva scendere giù. E convince gli altri, infatti ne discutono, non è che sono tutti d'accordo, cioè discussione lunga, poi tutti dicono qui però si risparmia tipo 80 anni di viaggio, cosa si fa? Proviamo ad andare a vedere. Forse lì hanno inserito, guarda, lì c'è stato l'espediente che ti può spiegare come mai loro, guarda, su quello sono come mai, siamo cazzo di, poi l'idea di Scott, e si vede anche in The Martian, è proprio l'idea della colonizzazione. Quello sì, però quindi secondo me c'è una cosa... scendiamo su un qualcosa che non è mai stato colonizzato. Ma non è solo quello, secondo me c'è proprio la questione della paura, che cioè il fatto di far morire il capitano in quel modo lì gli fa venire una caga fottuta di rimettersi nelle capsule. Quindi quello ci sta. Cioè hai paura, quello discuto. Quello ci sta, quello ci sta. Siamo sicuri di fare altri quasi 100 anni di viaggio con queste capsule che vanno a merda? Come vedi, io non è che sto dicendo che è una merda, io capisco queste capsule. Loro scendono, e scendono senza casco, perché il computer gli dice potete scendere senza casco. E loro, in quanto esseri umani stupidi, convinti di aver costruito, ascoltami, no, è un equipaggio convinto di aver costruito e di avere a disposizione il maggior robot del mondo, la maggior costruzione computeristica del mondo, che gli dice vai giù che è tutto pulito, io vado giù è tutto pulito, me lo dice. Se io sono con te, siamo, che cazzo ne so, sul mare, te sei un esperto di alghe e di roba del genere, e mi dici tranquillo Fede, scendi per questa via lì, anche se cammini sulle alghe, non ti bruci i piedi al 100%, io vado dietro a te, un vado dietro a quell'accanto, ma potrebbe bruciare, ma ha detto di no, lui ci vai, la pigli nel culo. Certo. Se poi invece l'esperto ha sbagliato perché non ha visto una striscia rossa, ci metto il piede e mi viene in piedi, io sì, sono cazzi mia che ho dato ascolto a qualcuno, ma il problema è sempre la scelta umana. Come tanto, ti ho detto, un aggiornamento Mother nel corso degli anni lo potevano fare. Fa più casini quel cazzo di computer nel corso. No, Mother non fa casini, Mother fa casini perché l'essere umano è come al solito convinto di fare la cosa giusta, perché loro sono convinti, neanche nel primissimo Alien, scrive Ridley Scott, di farli scendere, loro pigliano l'ovetto e se ne tornano, loro sono proprio convinti, perché non gli danno retta al nostro androide. L'androide che cosa dice appena sale su lui? Non li vuole levare un cazzo, fa criogenizziamolo. Lo voleva criogenizzare, me lo porto dietro e poi si guarda sulla terra, mi importo capire, perché lui sa già tutto, sa già. Sì. E quindi è questa la logica, invece porta avanti e lui è nella merda e è costretto a fare tutto quel casino in Alien 1. Nell'Alien di adesso siamo sullo stesso livello, David e Walter sono la faccia dell'essere umano, sono la dicotomia fra bene e male. Il problema è questo, la cosa bella, che ti descrive il male, Scott, come qualcosa di costruttivo nel suo essere distruttivo. Ti descrive invece il bene però costruito da determinati dogmi che ha, quindi il capitano sulla fede e altro, come ce l'ha Walter, in realtà te li descrive come un limite,
Infatti il limite di Walter è quello che non ha nella sua programmazione l'impossibilità anche di ammazzare David, che infatti alla fine solo incula. Però vedi, ha l'impossibilità. Il finale è perfetto, perché te, no, spettatore, sei già... Come no? Ma non è telefonata, è voluto, lo devi sapere, state sbagliando la lettura. È come dire quando Hitchcock fa l'inquadratura col bicchiere con la luce dentro, che sai che c'è il veleno, lì è uguale, è la stessa logica hitchcockiana della tensione, si chiama così, sì, ma... è una legge. Te, spettatore, sai quello che le persone in scena, i personaggi, non sanno. Per come funziona sempre la fantascienza e l'horror, che fai, che cazzo fai, non lo far salire io, lì che facciamo, non lo far salire lui, si capisce che lui c'ha anche il taglio di capelli diversi, è lui, quindi non deve dare il colpo di scena, il colpo di scena è la faccia che fa lei. Sì, no, quando capisce che... È lì il bello, è come Hitchcock quando si accorge lui che la donna è vista due volte, è la solita, sì, quello sei già sì, la sì, solita. Sì. Questa è la che a me dispiace, che il pubblico moderno si perde in realtà delle cose che sono regole chiare, ben scritte, considerando gli errori, quando non sono errori, cose che possono non piacere, ma che fra 20 anni invece diventeranno le cose belle. Errore no, è solo che... Perché un errore enorme del primo Alien è che uno vada a girare a cercare un gatto, la scena forse più bella di Alien è lui che si piega, il mostro che arriva da dietro gli spava sopra e lo sterena, senza aver fatto la cazzata di sceneggiatura, perché quando scrivi un film, e qui si parla di Watchmen, si era parlato di Snyder, che loro fanno un cazzo, quando Scott decide di mettere in scena una sceneggiatura, decide, come al suo solito, di far parlare le immagini. Te non vedi David che ammazza Walter, te lo capisci, però... è il subello, te non vedi il capitano che gli si dice a lui, ma te hai ammazzato ora, non perché c'è, non torna, perché non c'è, cioè, bisogno. Lui, il capitano, però... è in una situazione, in una condizione di angoscia dovuta al fatto di essere sceso e che tutte le sue tutto quello che lui ha creduto gli sta crollando addosso. Allora la curiosità, come si dice, uccide il gatto, lo porta, no, è religioso e stupido, lo facevano capitano, si sono fidati dell'uomo sbagliato, no, è un cretino, è vero ragazzi, però te lo spiega la terza scena, cioè, lui è un cretino, sì, però e non ha visto Alien, vede quel bozzo lì, lo guarda e è vero, ho capito, però un secondo prima, ma non è vero che ci va un centimetro, non diciamo cazzate, sta a distanza, lo guarda a distanza a meno di 3 metri, questo affare si apre, lui sa un cazzo che gli schizza nel viso, però guarda che c'è proprio la scena, c'è lui che è a distanza, ma guarda che l'ho rivisto poco tempo fa, c'è la scena in cui David gli dice, si avvicina totalmente sicuro, lui sì, si avvicina. Ma no, ma dici cosa ti spiego? Vieni che ti spiego. Lui vuole. Certo, quando si apre l'uovo lui dice, si avvicina, è totalmente sicuro, lui non è 3 metri, è un po' più di 3, lui è proprio fa, si avvicina. Calcola che lui, David lo vede, non ha ancora idea che ha lanciato le spore, che ha distrutto tutto. David. Ma non glielo dici un secondo prima! Ma David ha detto che ha distrutto gli ingegneri. Ragazzi, momento, fermi. David ha detto gli ingegneri. Un momento. Va bene che questo però. Che ci volevano fottere. Fammi dare il mio punto di vista. Un secondo, però infatti capiamoci. Sì, lui sì. Distrugge quelli che volevano distruggere il genere umano. Siamo d'accordo, però. Cioè, ti posso dare un'altra lettura, cioè, molto generale, va bene, ok. È una questione umana. Va bene, gli umani sono stupidi, siamo tutti d'accordo. Parla di quello della creazione. Siamo d'accordo. La creazione di un essere sbagliato. Il capitano, stupido quanto vuoi, però, cioè, stupido non è sinonimo di demente, nel senso, ha visto, trova una delle sue compagne, la ragazza, quella che è stata massacrata nel bagno, sì. Trova lei con la testa che galleggia. Questo che sta cercando di comunicare con la bestia che ha appena massacrato la tizia, che dice no, hai ucciso la creatura perfetta, e punta il fucile e inizia a capire che questo tanto con la testa non ci sta, lo porta in questo laboratorio dove lui mostra, dopo aver mostrato empatia con la creatura, tutti gli incroci che ha fatto, gli dice vuoi vedere le uova che è in cantina? Ma vaffanculo, ma no, che ti mostri le uova che è in cantina? Ma certo! Ma no! Ma certo! Ma no, no! Ma no, io cazzo, le hai create e io ho tutto ma, quello. Ma un secondo prima che comunicava con la ma non vuol dire la mia amica. Ma non vuol dire un cazzo, non vuol dire niente.
è l'essere che ha ammazzato, no, è l'essere che ha ammazzato l'amica, non David. Ma lui cercava di comunicare, ma cercava di comunicare magari per riportarlo sulla retta via. Che cazzo ne sai, per dirgli che cazzo hai ucciso? Non è vero. A me sembra evidente che c'è qualcosa che non va. No, c'è qualcosa che non va e lui lo vuole scoprire. Il capitano è l'unico modo per scoprirlo, è andare a fondo. Se diceva ok, ciao vaffanculo e finisce. Ma ha mostrato che fa gli incroci, questo fa gli incroci. Ma giustamente le ha create lui quelle robe. Ma giustamente le ha create lui, ed è quello il problema per il capitano. È il stupido come una mina e fa cazzo, questo ha creato la vita. Ma allora io che ho la pelle, in che cosa sto credendo? Nel niente. Certo. Allora mi fai vedere se davvero questa ha creato le uova o se mi prende per il culo, cosa ci sarà mai in queste uova? E sa un cazzo li schizza nella ghigna a quei tag. Ma io un qualcosina, dopo che ho visto delle persone che si sono aperte in due come dei panini, qualche domanda me la faccio. Fate delle cose. Non lo so. È una cosa troppo poco fantascientifica nel vostro pensiero. Mettetevi di fronte una cosa troppo realistica, quadrata. Cerchiamo troppo realismo in qualcosa che non c'è idea di essere, se no diventa quella merda di Interstellar dove ti annoi tutto il tempo perché non ce ne frega un cazzo e si sa tutto dall'inizio. Basta, l'idea è proprio quella che David fa tutto questo in realtà perché si è reso conto che il genere umano è una merda. Se vuoi te ne parlo perché, sì. Ma si capisce, ma che era così, si capisce nella prima inquadratura. Ma sì, proprio la prima scena è talmente bella, già quella che vale tutta la filmografia. Ma si guarda, ripeto, sicuramente. No, ma non tecnicamente, visivamente è incredibile. Quando Guy Pearce parla con lui e gli dice: no, quella scena è bellissima. Ma cazzo, ma quando gli dice come ti chiami, guarda il David e fa: mi chiamo David, e poi gli fa: allora suona il pianoforte, e poi gli fa: però a differenza tua, a te sei malato. Te muori, io resto vivo. Sì, sì, ma cosa ne dice lui? Vammi a prendere del tè, lo tratta come la merda. Perché la faccia, messo davanti, la faccia di Fassbender è quella, non vedo l'ora che tu muoia. Sì, sì. Perché poi ci penso io. E è lì il film, sennò Scott non ce l'avrebbe messo. È la pallaccia, l'idiozia. E no, si sta già partendo con un genio che già fa la cazzata a dire. Non si rende conto che ha creato qualcosa. Che un'altra volta hai creato. Sei convinto che di poterlo trattenere, sì. E invece ti va nel culo e porta 6. È quella, è tutto lì il film. E anche gli altri che sono convinti che sono stati creati o che creano, perché creano gli androidi loro stessi, sono convinti che David, che non ne hanno mai sentito parlare come androide diverso, Walter lo dice a David, io a differenza tua ho dei parametri. Walter è limitato. Walter lo dice a David, sì, sì. Non lo dice al capitano. No, però il punto è che... Lo dice a David. Però c'è una cosa... E quella... David gli fa, no, e allora vaffanculo, è lo stesso. Quello però mi è piaciuto, che questo mi è piaciuto, il fatto che Walter, anche lui comunque commette l'errore, perché lui crede che questo suo essere limitato sia una superiorità. Cioè, come se si vantasse di essere no, cioè, invece, no, questa no, è una cosa invece, mai... perché è bello. È quello, Ma è bello perché il suo essere limitato lo rende più umano. E sì. Questa è la cosa incredibile. Sì, sì. In realtà, però, ha logica, quello più umano, perché quello che ha sentimenti, David. Quello che dice Leone, è Davide, quindi è perfetto, perché loro Davide, sono... però, vedi, Davide, sono la dicotomia perfetta. Che però noi europei mettiamo da una parte, certo. A sinistra e a destra, invece Scott probabilmente anche visto che viene anche dal cinema di Kurosawa e altra gente, certo. Essendo anche orientaleggiante il film, come logica, li mescola. Quindi in realtà David e Walter sono la stessa cosa, solo che sono stati cresciuti come fossero gli esseri umani in maniera diversa e quindi hanno diverse reazioni alla stessa cosa. Gli umani hanno la stessa, è uguale a Elizabeth Shaw nel primo, lei ha una reazione completamente diversa dagli altri perché ha la fede. Sì. Gli altri hanno una reazione tutta, quando ti dicevo il geologo ha una reazione, sì, quella sì, è una reazione sì. Diversa, quell'altra è una reazione sì. Ancora diversa, i piloti hanno una reazione del tipo a me dei vostri ingegneri non me ne frega un cazzo, io piloto le navi, non mi interessa un cazzo quando ti sento. Io li vedo come una massa di rincoglioniti. No, sono una massa di piloti, Idris Elba, Prometheus è un pilota di astronavi. Sì, no, e gli certo. Altri, quindi loro, quando hanno visto che succederà il casino perché hanno capito, è fatta. Oltre al fatto questo, in Covenant la cosa bella è che loro, essendo uguale equipaggio e piloti, sanno un cazzo, vanno solo a vedere cosa c'è sul pianeta. La cosa bella delle spore messe in giro è che in realtà non è che le ha messe David le spore. Le spore sono venute naturalmente dopo... Si è creato un habitat naturale. Ma nemmeno, no, ci siamo capiti. Il punto è che noi si pensa, e nessuno lo spiega nel film, che quelle spore siano nate... dal fatto che David ha distrutto tutti. Ma no. Quelle spore potevano essere già sul pianeta e non essere assolutamente nocive per i gigantoni. È chiaro? Perché nessuno spiega che sono nate dopo quelle spore. Però, un momento, ma non... no, perché... Sì. Ma i gigantoni vengono uccisi dalle stesse... No, non sono le spore che noi vediamo lì. Infatti fanno un'altra cosa.
i gigantoni si sbriciolano come succede nel primo. Veramente se tu poi si smostra, però se tu, se tu sono un po' aspetta un secondo, guarda che io riguardando il film, guarda che nel momento in cui i gigantoni si sbriciolano riescono delle robe da dentro. Sì, li esce di tutto, ma perché sono modificati. Quando il primo. A me sembra lo stesso principio. Allora, ricordati Prometheus, no, ricordati Prometheus. No, lui prende Prometheus, prende le prime spore che hanno sì, creato. Sì, sì, loro, mi ricordo, le mette nell'acqua. Se no le beve. Le beve, sì. Le mangia, si sfa, sì. Va, diventa. Ah, sì, il gigantone, e, sì. Il gigantone e diventa il DNA sì. Della vita, crea la vita su un pianeta sì. Che può essere. Perché hanno una struttura diversa. No, perché mangiando quella fuori lì la struttura si ricrea sì, sì, al esatto. DNA umano. Okay. Quindi siamo su questo, siamo d'accordo. Cosa succede? Quando arriva David sulla colonia, e si capisce che è una colonia perché li stanno aspettando da circa 2000 anni, e non è il pianeta perché non ci sono palazzi e guarda, non è il pianeta. Comunque si è un capisce, pianeta si capisce okay. Che sono passati dai tempi in cui l'hanno creato la prima spora che lui butta giù, tanti non 2000 anni, ma 40, 100, un miliardo. Tanti anni. Quindi quelle spore che sono state migliaia di anni e che hanno contaminato sì. Anche gli stessi che hanno ammazzato, che non sì. Dovevano morire. Perché il punto è che loro non dovevano morire con quelle spore, i gigantoni, con quelle spore, non muoiono con quelle spore, muoiono con le spore modificate da David, che gli spara giù, quelle che hanno ammazzato tutti sul pianeta che non si aspettavano, e qui si ritorna un'altra volta alla creazione e di nuovo all'idea che anche i gigantoni stessi in che cosa cadono, e si capisce da Prometheus, nella loro convinzione di non poter sbagliare come l'essere umano è convinto di sbagliare ma d'altronde gli esseri umani invece sono derivati dai gigantoni ma infatti sbagliano sì. I gigantoni, gli sfugge di mano quella parte lì e li stermina però tutti però io sulla quando cosa delle spore non sono convinto però quando torna sul pianeta non lui convinto, non spara spore lui spara questa pari no, sì, ma le spore che sono sul pianeta potrebbero non fare un cazzo ma a me sinceramente a me invece dà l'idea che quelle spore si sono formate in seguito a quello che si è creato a me dà l'idea che si è creato ma che la non può... spiegazione è la cosa ma bella sinceramente è... se io non ti sto dicendo che è così ma che secondo te tu l'hai interpretata no, potrebbe, non che l'ho interpretata essere. È che io non gli do interpretazione potrebbe io dico essere, solo che secondo me forse su quel pianeta c'erano già le spore e siccome sì, sì. I gigantoni quelle spore li facevano come il cazzo alle vecchie, se erano del loro pianeta, erano spore normalissime. Perdone, è un modo di dire le bernese. Ti giuro non l'avevo mai sentito. È un modo di dire le bernese, il cazzo alle vecchie, la vecchia, il cazzo non sente nemmeno, no? Li fanno come il cazzo alle vecchie. È un modo che è orribile. La categoria G Super Map ti potrebbe dare sì. Torto, ma vabbè. Vabbè, sì, diciamo che loro, quando hanno creato i primi sbomboli, le prime sì, sì. Spore, che non sono spore quelle che loro inglobano. No, no, sono un'altra cosa. Sono un patogeno. Sono un'altra cosa, quindi patogeno. Quelle spore sono parte, secondo me, precisa della flora e della fauna, della flora che non è stata distrutta dalle spore stesse. No, secondo me non no. Sono state lanciate, perché se aveva distrutto tutto, non c'era più albero, non c'era più... No, no, invece elimina solo la vita animale, non la vita vegetale, che non è eliminata, anzi c'è il grano. È rigoglioso. Quindi, se è rigoglioso, quelle spore c'erano già prima. Perché se lui ha distrutto tutto, quelle spore o erano solo sui cadaveri della gente... Secondo me no, sai, ti dico anche... Ti dico anche no, secondo o quelle me spore venivano no. Fuori da cadaveri. O se no da dove sono nate? Guarda, ti dico, secondo me si sono... Non hanno nessuna gente su... Perché non so su tutti gli alberi? Perché non sono sul grano? Non lo so, secondo me ti dico... Ma il non sapere che è lì che lavora il film! È il bello non sapere tutto! Su quello non dico un cazzo, cioè, quello... non mi sono lamentato di quello. No, ma il bello è questo, è il non sapere! No, il ma... bello è il non spiegato! Ma se... L'ho se... spiegato, ti rovina! Ma il tutto è aspetto, perché il capitano va giù? Non lo sai, perché è uno stupido, perché è curioso, perché è un essere a me umano. Disturba che sia che abbiano mandato nello spazio una massa di coglioni, però. Ma non hanno mandato una massa di coglioni, gli altri 2000 non si sa nemmeno chi sono. Ma minchia, ma la nave è controllata da nave. Quelli che decidono è una massa di rincoglioniti. No, quelli che decidono è morto. Che è il capitano. No, ok, sì, no. Il secondo. Ma non mette come secondo un coglione. Ma infatti. Ma mettilo come spazzino, no, figa. L'hanno messo come... apposta come il secondo. Anche quella, perché sì, io sono dell'idea, e ne sono straconvinto, che la Weyland, quando l'ha mandati loro, sapeva benissimo che avrebbero incontrato quel segnale, che sarebbero finiti su quel cazzo di pianeta. Ma non hanno dove... messo la cazzo. Ma è chiaro, sì, porca puttana. Ci sta. No, ci sta. È così. E vedrai Waking 3 come te lo spiegherà ci bene. Sta, è così. E hanno messo lui secondo apposta, hanno fatto morire il capitano così, il coglione ci va, ne sono sicuro. Però che sì, però il punto è ma che capito, è una, però, ma il bello è non sapere. Serve un piano un po', perché metti che questo coglione acquisisce coscienza improvviso e il piano va a puttane. No, capito? Non va a puttane, la paura è la paura sì, è il tempo, però sono le due cose. Vedere, allora sì, ci sono due però. Cose che fanno muovere l'essere umano, il culo, la paura e il tempo.
il tempo, perché c'è no, la coppa, vabbè, ma è il maschio e basta, il maschio e basta. Quello dico io di Alien Covenant, che magari mi sbaglio, magari il mio sono tutte congetture, magari è scritto di merda, ma per Federico Frusciante resta un film scritto perfettamente per quello che voleva dire. E come ho detto prima, se si provava ad andare ad Asimov a dirgli, perché c'è delle cose, dei bui di sceneggiatura nei suoi libri, nell'esplorazione spaziale, non si sta parlando della Terra, sì, sì. Quando si parla di esplorazione spaziale non si può stare attenti al casco, alla tuta, no, okay. Se no non si guarda manco Terra nello spazio di Mario Bava, se no non si guarda manco l'invasione degli ultracorpi, perché lui al primo baccellone si levava giù dal paese. Però, però sai qual è il punto? Il punto è che però il punto è che sono passati 40 anni, Cristo. Ma non vuol dire il cinema possa essere passato anche 100, quarto potere, e sono passati 70 di anni, 76 di anni. Si mangia tutti i film di ore, non ha un errore, non ha una scelta. È un'altra certe logica. Cose le capisco già di più. No, ma no, è l'esplorazione, non hai bisogno di capire, perché l'errore di io posso capire l'errore. Le cose cambiano, no, ma cambiano a livello estetico, ma non cambiano a livello di scrittura, assolutamente. Mm. Blade Runner, se esce ora con gli effetti di ora, scritto come era negli 82, è un capolavoro di sceneggiatura. No, cioè, però non ci sono tante cose che recriminerei anche adesso Blade Runner. Ma ci sono cose che non tornano in Blade Runner. Se... Lui chi è? Perché è da solo di pezza nulla? Perché il capitano lo va a chiamare così? Loro quando sono scappati, come hanno fatto a scappare? Hanno preso lo shuttle, però capito, hanno ammazzato tutti. Quelle però sono dove cose... si nascondono? Perché lei fa la spogliarellista? Come ci è arrivato a fare la spogliarellista? Che era scappata ma non sono necessarie. No, ma così non è necessario in Covenant. Non sono spiegazioni necessarie. E invece secondo me sì, porca puttana. No, porca puttana, te mi devi spiegare. Una, loro sono scappati una settimana fa dal pianeta dove lavoravano, lei come cazzo ha fatto a trovare lavoro nel locale lei dove lei è? Io lei mi chiama figa delle danna, ti mostro le tette. No, io ti parlo di quella serpentata che lui trova Lei lavora e fa la spogliarellista nel nightclub, che dice che è l'evento del nightclub. Come fa a essere l'evento che lei è sulla Terra da 2 giorni? Come cazzo c'è arrivata che quell'altro fa il coso da 5 giorni? Come fa? È un buon di sceneggiatura? No, serve! Serve per far capire. È come dico in maiale. È figa. No, cosa vuol dire figa? Ma nel film ti spiega che lei, come ci è arrivato lo script? Ma lei è un androide. E quando mi entra la prima senza documenti, vieni senza documenti, devi lavorare. Sono cose. Se no la sgamava dopo 15 giorni. Non puoi spiegare non te in mille modi. Così ti puoi spiegare in mille modi perché lui va a vedere le uova. Così ti puoi spiegare. No, perché non ha senso. Ma non ha senso nemmeno che un nightclub assuma una senza un documento, che è un replicante che rischia. Ma magari tu ce l'aveva falso. Sì, ce l'aveva falso, però ti sta. Cioè, allora c'è. Cioè, è per spiegare quello, secondo me, che una reazione umana sminchiata così. Tutti i telegiornali. Parlo di uno dei miei film preferiti, cioè tutti i telegiornali, la Tyrell, tutti i cacciatori, la polizia che sta dando la caccia, c'hanno le facce, c'è la faccia di lei che è al telegiornale messa come è scappata, la fa vedere a lui e lei a lavorare. A farne il nightclub, ma si sta scherzando, non è un caso che gli altri invece sono di mortone nascosti da Sebastian, col cazzo sì. Vanno a girare a farsi vedere. È un buo grosso sì di una sceneggiatura. Questo però serviva alla trama perché crea una delle scene più belle del mondo, ovvero lui quando era in corsa, lei che spacca i vetri, e era meravigliosa. E doveva dare il senso di lui che, infatti senza voce narrante va bene, dà il senso di avere già quella faccia come Dio, ho ucciso una donna, faccio cagare a me stesso, e in realtà vuol dire anche mi importa un cazzo di lei, un replicante meno, bellissimo, la voce narrante ammazzava tutto. In Alien Covenant è uguale, in Alien Covenant bastava che usasse il sistemino di merda di Snyder e mettesse la voce narrante. No, ok, allora. Ci metteva la voce narrante del pilota che diceva dentro di sé, forse sarebbe il caso di andare. Ma che questo sia cinema. Avevi eliminato il cinema, avevi dato 3 spiegazioni. Che sia cinema, però cinema io sparo, non lo metto in dubbio. Beh, ma noi quello però sai qual è il punto? Il punto è che io noto che c'è proprio due modi di vedere certe cose completamente, cioè tra me e te, completamente opposti. Completamente diversi. Quello che dicevi tu prima, il fatto del cercare il realismo, è vero, è sbagliato, ma in certe. Io non sono uno che lo fa di solito. In quel determinato contesto. Ma scusa, nei Guardiani della Galassia cerchi il realismo? No, ma perché? No, ma perché? Cerchi il realismo? No, ma perché Guardiani della Galassia è. Te dici c'è un albero, c'è un procione, sì. Ti faccio gli alieni, c'è l'androidi. Però sì, siamo tutti d'accordo. C'è però, la gente vagina nello spazio. Però. C'è colonizzatori. Siamo d'accordo. Però il punto è che io ti parlo di reazioni umane che a me sembrano delle stronzate umane. Prima di tutto sono reazioni umane di persone che sono di 150 anni dopo di te. Quindi non sai come vanno le scuole, non sai come sono istruiti, cazzo. Ma tu hai detto che una cosa che muove, tu però hai detto una cosa che insomma è un filo contraddittorio, hai detto che una cosa che muove il cuore dell'uomo è la paura. Ma Cristo santo, ma non c'è paura in quel momento! Non hai paura, no! Ma dovrebbe averne, ma ne ha paura! No, la curiosità.
E ho capito, ma la paura, ma lì c'è anche la paura, Fede, c'è l'istinto di autoconservazione. Questi hanno eliminato l'istinto di autoconservazione. Non è vero, c'è chi ce l'ha, come no? La ragazza e altri 3 o 4, come mo, col cazzo, come no? È il capitano che è un coglione. Gli altri colpi. Beh, non è tanto meno coglione quello che vede, cioè vede sta strada gigantesca coperta di muschio e tocca il funghetto. Ma le mani ma infilatele nel culo ste manine. Ma infatti. E infatti vuole come uno stronzo perché è un coglione. Ma infatti viene infilatele nel culo il manino. E infatti, ma non avete visto nessuno scream, ma non avete visto nessuno. Sì, però ce la vedi! Il cinema funziona per sistemi quadrati. La ragazza nello slash sale le scale. Ovvio! 10 minuti prima in Scream dice: guarda questo film del cazzo, questa qui scappa per le scale. Ma chi però ci scappa per le scale? Dopo 40 anni scena, che cazzo! Scena dopo, lo dice la protagonista, la nostra protagonista, mentre chiacchiera, che cazzo dice, la Mora, che non mi ricordo che si chiama, dai Sex Crimes. Sì. La nostra protagonista dice così: la scena dopo gli sfonda la porta quello coltello, lei che cosa fa? Scappa da fuori o sale le scale? Sale le scale perché è cinema, madonna! Però Scream lo fa anche apposta perché gioca su quello. Ma anche Alien gioca su quello. Ma molto meno! No, non è vero, gioca su tutti gli stilemi della fantascienza, da Asimov a Dick, però il problema lì inserisce attraverso uno sguardo completamente differente, che è quello dell'essere umano oggi. Scott, che dice che l'essere umano è stupido. Sì. Essenzialmente è rincoglionito. Rincoglionito, okay. Che è uguale a stupido, per me, perché uno stupido è un rincoglionito. Uno stupido. No, ma è proprio il livello successivo. Cioè, lo stupido non si mette, ma il rincoglionito. No, lo stupido tocca lo stupido fa cos'è ortica. Però io sono stupido. Che, secondo me questo, cioè, Scream si prende sul serio fino ad un certo punto. No, Scream si piglia di morto sul serio. Ma secondo me ma molto meno di questo. Non è vero, Scream è un film serissimo sull'America, sulle quello non si prende sul serio. È il film che si prende sul serio, ma ha all'interno il personaggio che si mette a elencarti tutti i cliché che vedrai da lì a 12 secondi. Vabbè, ma è un prendersi sul serio, ma gioca tanto con lo spettatore. L'Alien Covenant lo fa molto, ma molto di meno. Ma non lo deve fare perché Scream non è un film di esplorazione spaziale. Sì. Nel film di esplorazione spaziale, Scott ha preso tutti gli stilemi dell'esplorazione spaziale e li ha spezzati e smontati, li ha spezzati appositamente per creare qualcosa che non si era mai visto al cinema. Ma no, dai, no, ma non è vero che non si era mai visto. Visivamente, prometti che non si era visto. No, visivamente, quando arriva lui e lancia le spore, è una delle sequenze più belle che si siano viste al cinema negli ultimi 20 anni. È girata che questi coglioni non sanno nemmeno come mettere la macchina da presa. È sicuramente spettacolare. Non è spettacolo. Lo spettacolo è Vedember Mare. Quella è perfezione cinematografica, che è diverso. È perfezione fotografica, perfezione di montaggio, perfezione tecnicamente è di sostanza, perché in quella scena di allora lì è Fassbender che fa tutto col viso. Ma no, fa tutto anche con le spore, una scena disarmante di distruzione di massa che assomiglia in maniera incredibile al nazista. Non è a caso che lui è quasi Longo, tedesco, parliamo di Kraftwerk, pare tedesco. Ma io ti dico, io di quella scena sembra Hiroshima. Io di quella scena, più che ricordarmi loro che muoiono, che me lo ricordo, la cosa che mi rimane impressa è quando tu vedi le spore che cadono, ok? Ma mi ha fatto più sensazione la faccia di lui che vede le spore che cadono piuttosto che loro che vengono devastati. Che è bellissima quella scena, ma secondo me quella scena sta tutto veramente nell'espressione di lui. Perché lì si concretizza quello che sta facendo. Allora, per andare a me, cioè il film è tutto incentrato. Sto andando a te su quella scena. No, ma è tutto incentrato su David. Ma siamo il resto non conta, gli altri è uno slasher, non l'avete capito? È uno slasher. È uno slasher, sì. Vi prende in giro e quindi si torna a Scream che era uno slasher. È uno slasher. Sì, Fede, ma loro due che vanno uno slasher, sì. Come loro sono sotto la doccia, cosa succederà? No, vabbè, per quella scena lì ma è proprio. È una scena fantastica, cazzo, sono arrivato, non mi posso fare la doccia e trombacco il mio uomo, ma vaffanculo! Trombo quanto cazzo mi pare sull'astronave visto e ho 10 minuti, io la prima cosa che facevo. Poi è uno slash e il mostro mi fa giustamente fuori, perché, come ti ripeto, lo spettatore sa, come sapeva nel primo Alien, che Dallas non ci sarebbe uscito vivo nemmeno un secondo dai tubi, certo. Perché era 40 minuti e se no finiva. Quindi te sai che lui sta per morire, eppure sei coinvolto. Secondo me cozza con tutto quello che abbiamo visto prima. No, secondo me no. Secondo me Prometheus, cioè, è uno stile. Non cozzano in niente, è uno sono stilema. Un film unico, un film di una bellezza unica. E spero... Io ti giuro, io guarda, io ti invidio che tu, io non la riesco a cogliere sta cazzo di bella. Cioè, lei perché sei giovane, può essere la cogli in tra 15 anni me lo la cogli in Watchmen, te la cogli in Watchmen. No, fermo, no, io momento. No. Oh, momento, no.
In Watchmen c'è più stronzata di sceneggiatura. Sì, ma ascolta. In tutto. Momento. No. Non è che io colgo la bellezza, io mi ci diverto, ma da lì a cogliere la bellezza sono due cose diverse. Io con Covenant mi ci posso divertire con Covenant, ma un conto di divertirci. A me è Covenant. Io non riesco a cogliere la bellezza che dici tu. A me Covenant ha spaventato un'altra volta, e non perché è un film dell'orrore, ma perché mi ha mostrato un'altra volta quello che sono. Un essere che muore. Io ci ho visto. Che lui ti fa vedere quello che sei, un essere che muore, sempre sicuro di quello che fai, pieno di malattie, pieno di stronzate, che ogni cosa è pericolosa per te, ma che te hai le tue talmente forti convinzioni, come in questo caso su Covenant, che non ti sposti. Beh, sì, quello è vero. È qui, ma noi due siamo la perfetta sintesi di Prometheus e Covenant. Vuoi capire? Te avresti non toccato la spora, io mi ci avrei fatto il bagno per capire cos'erano. Però, non lo dico per difendere il film, io se vedessi se ora lì vedessi un fungo strano che lei invece, io sono laggiù che ti lei, faccio che così, la differenza mia è meno, è più che cazzo fa, io tocco tutto. Tu lo pensi come me, però no, perché lei poi sulla fauna fuori, però io tocco tutto, io se vedo una cosa di ora rossa, ma che cazzo tocchi quella merda, lavati 8 volte le mani, non importa un cazzo, mi metto nei capelli, cioè c'ho un modo di fare che è diverso. Sì, siamo due persone molto diverse. E poi la differenza la vedi anche quando guardi il cinema. Alien e Prometheus e Covenant sono in realtà, ripeto, noi. Siamo noi, ed è per quello che fanno discutere. Perché ogni essere umano è diverso e fa scelte diverse. E nel film, chi fa le scelte giuste, nel film, in tutti e due i film, non è mai la scelta che è giusta. Perché quando decidi di fare la scelta giusta, Elizabeth Shaw, e quindi riprendere all'androide e rimontarlo, viene stempiata. Quando decidi di fare la scelta giusta, che poi giustissima. Anche lì, la cosa di Elizabeth Shaw, cioè, è un altro mistero. Perché la ammazza? Non perché la ammazza, ma perché questa si porta dietro sto qui! Perché gli serve per guidare l'astronave. Ma sì, ok. Che cazzo dici? Sì, non ha capito lei come si guida. Sì, sì, ho capito. L'ha fatta lui, te puoi ma guidare. Ma non ti ferma, Cristo santo, ma no, io non mi ricongelavo, io piuttosto morivo di stenti sull'astronave. Non puoi morire, non sai quanto guidi, non sai nulla. Cioè, non me ne vado a dormire con questo qua sulla nave. No, e infatti ti ha stempiato. No, lui ti ha già portato su un'altra nave, ti ha già addormentato e ci ha viaggiato per 3 anni e lui è programmato secondo lei. La stempio no, alla fine. Lui è programmato secondo lei per non toccare gli esseri umani. Lei non ha calcolato una cosa base, che lui è programmato per questo, perché era vivo il vecchio. Morto il vecchio, si sente libero. Ma in Prometheus è chiaro che lui ha fatto quello che ha fatto. Lei lo sa che ha fatto quello. E in Prometheus non è chiaro, che non glielo dice che è stato lui, assolutamente. Lei non sa nulla del suo marito, non sa un cazzo di niente. Perché chi la trascina per i capelli, lei sa solo del vecchio. Sì. E lui gli dice, io sto dietro al vecchio. Quando lui con lei l'ha sempre portata nel cuore, sin da quando la becca dentro, che infatti è l'unica della quale guarda i sogni, perché è l'unica della quale in realtà prova un sentimento. E nel suo ucciderle e usare le sue ovaie, usare i suoi ovuli per creare questi mostri, c'è amore. È lì che non che tutti si sbagliano. C'è amore. Perché te come essere umano non vale un cazzo. Tu ti faccio diventare un dio. C'è amore puro. Amore puro. E lei non rimonta, perché senza di lui lei è morta in 5 minuti sul pianeta, lo deve rimontare in ogni aso, perché se monta su un'altra astronave è fottuta. Quindi però un po' è chiuso. Diffidenza ce l'avrà avuta sull'astronave. Però una volta che sei arrivato lì. Ma la stempiata è, ma lei sa un cazzo. Però bene, nel senso, io capisco. Lei sa un cazzo. Ma secondo me era, cioè. No. Questo va dietro al vecchio, io non mi fido un cazzo del robot. Lui è un androide, l'androide fa quello che è, per quale è programmato, una volta che è morto il vecchio. Cioè gli androidi sono la piaga della saga di cioè, ogni ma sì, ho capito, ma non si parla tra di loro. Nel quarto no. No, che no, sì, nel quarto no. Nel quarto no, perché ormai l'androidi sono diventati è un grandissimo film fantascienza. Nel quarto è meraviglioso, il quarto è un film forse molto più bello del terzo e forse bello quanto quasi il secondo, di sicuro meglio del terzo. E forse quasi bello quanto il primo, perché ha una logica talmente allucinante, una logica talmente folle e surreale che basterebbe. Mi piace questa cosa, perché le altre due persone magari si sarebbero menate. Capito? Covenant, ma non è possibile, perché Covenant parla proprio di questo, e lo ridico, della creazione. Siamo stati tutti, lui vuole creare e utilizza l'unico essere umano che considera
puro. Considera essere un essere più superiore agli altri. Lei, per lui, è superiore al vecchio. Cioè, perché... lui l'ammazza, cioè non è che l'ammazza, lui la rende qualcos'altro, l'ha trasfigurata. Ma non è morto. Ma quello l'ho capito. Quindi cioè, felice, felice, il mio cervellino ci arriva, non è che non. Ma non è questione di arrivarci e non capirlo, è questione di lettura cinematografica. Lettura di cosa succede nelle scene, nel capirle le scene. No, poi può dargli una lettura diversa. Io dico, la mia lettura è semplice, la più semplice del mondo. Siccome ci manca il tempo, perché gli esseri umani muoiono, invece dai, dici, no, quanto ne vuole, non morirà mai, se vuoi. È eterno. La lotta è fantastica, e ripeto, fra David e Walter, il resto sono carne da macello. Sì. Che è l'essere umano, sì. Che non si è ancora reso conto, o forse sì, ripeto, visto che la Weyland li ha mandati lì e guarda caso si è rotta quella del capitano, e guarda caso sul pianeta dove c'era andato David, guarda caso dove era cascata l'astronave, che guarda caso c'era Elizabeth Shaw, che guarda caso c'era il ricevitore, guarda caso, sì. Guarda caso, è tutto per caso. È chiaro, è il sottotesto. Ormai non si guarda più nemmeno al testo, perché magari uno guardasse il testo, ormai non si guarda più il testo, e il sottotesto lo eliminiamo completamente, si guarda esclusivamente quello che succede in scena. Ma quello che succede in scena non è il cinema, cinema è anche quello che ti viene detto attraverso qualcosa che sono chiaramente sottointese, e che se uno ce lo vuole vedere ce le vede, se uno non ce lo vede non ce le vede, e è problema suo o non problema suo, perché uno può anche dire che cazzo me ne frega. Per me Covenant è un grandissimo film proprio perché è fantascienza pura, di quella che poteva uscire solo nella nuova Hollywood. Anni 70 potevano fare un film così, ora se lo sognano. Solo Scott all'ardire di fare un film lento come Prometheus e lento come Covenant. Solo lui all'ardire di non far vedere un cazzo per un'ora e far vedere gente che la butta completamente di fuori con personaggi completamente schizzati che non hanno niente a che vedere col solito supereroe del cazzo che arriva lì e dà fuoco a tutto. È un coglione chi pensa che il cinema vada fatto così di fantascienza. Ma no, se no, lo dava no, in mano no, Michael Bay non c'era problema. Ma no, ma grazie al cazzo. La scena non c'era nemmeno dei cosi. Arrivavano sul pianeta, scoppiavano tutto. Fine di David. E quello è di Dio, qui si sta parlando di un film che è talmente pieno, zibillo di riferimenti artistici, filosofici, zibillo, anche zibillo vuol dire pieno, okay. Zibillo, scusa, non sono pazzo, zibillo pieno, gonfio di tante di quelle cose, forse troppe, che alla fine confondono, o che per uno come me, che le ha captate più o meno tutte, aprono il cuore e fanno, sto guardando del cinema con la C in maiuscola, fatto da un autore con la A maiuscola, che quando tocca lo spazio, non dico altri film perché 1492 fa calma, te lo spacca, soltanto fa stracà, nessuna verità fa stracà, e il gladiatore è una mezza merda, non dico che Scott è imbattibile, ma quando tocca lo spazio, se basta guardare quel bellissimo film che è The Martian, che è Interstellar, mi fa un buco di culo così, se si può parlare di come si ragiona di fantascienza realistica, della fantascienza, quello è un film realistico, sulla fantascienza, quello, mi fa un culo così. Quando Scott tocca lo spazio, c'ha una mano diversa. Quando Scott tocca così, è impossibile. Quando nel 1987 Kubrick parlava dei film migliori fantascienza e disse Blade Runner e disse che Scott... vedrete nella vita se rifarà film di fantascienza, lo disse Kubrick, quando Scott farà qualcosa nello spazio sarà sempre qualcosa di imperdibile, perché lo sguardo del regista nello spazio è meraviglioso, cioè lui probabilmente riesce a cogliere delle... mette delle cose nell'esplorazione, nel movimento, che ti fanno dimenticare dell'errore, ma perché l'errore non è più un tale. Finché si parla... No, ti ripeto, te dici, io nel 79 ci potevo stare all'errore, no? L'errore di sceneggiatura esisteva nel 79 come nel 2017. Sì, ma la allora, è cambiata la percezione. No, la percezione a me non mi interessa. Io dico la sceneggiatura... No, la sceneggiatura sono le solite. La sceneggiatura, se è sbagliata, è sbagliata. La sceneggiatura faceva cagare. No. La sceneggiatura dei film di Ed Wood. Ma c'erano dei cliché che si stavano formando all'epoca. Ma non è questione di cliché. No, non è una questione di cliché. Ascoltami. Il cliché esiste anche loro. Loro Alien non l'hanno visto come non l'avevano visto nel primo. Quindi non esiste. Se si vuol parlare di stronzate, di sceneggiatura, allora siamo d'accordo con quelli che dicono che Alien fa cagare. Io non sono d'accordo perché, uno, in Alien questi vanno su un pianeta e se chiamati lì, secondo, in Alien Covenant è inserito il fatto che se c'è un richiamo di aiuto dalla Terra devono per forza rispondere, quindi loro comunque, in Alien Covenant, Mother, sono costretti dalla Weyland a rispondere, quindi chi è che ce li ha mandati su quel pianeta? Punto uno, come è successo in Alien. In Alien ce li mandano, cosa fanno? Trovano 6 milioni d'ovi, nessuno ha rotto i coglioni perché loro, perché un scappi esci?
perché non scappi, esci? Aspetta, sì. No, non l'ha visto nemmeno lui. Perché ti ci avvicini? Perché fai, che cazzo sono vestito, pigli il presagio nel muso. È esattamente quello che ti sto dicendo. No, invece no. All'epoca sì, ma oggi no. Cristo ancora questa roba. Come all'epoca sì, basta. Come all'epoca sì. Ma dopo 40 anni ancora queste stesse cazzo di cliché. Ma non sono cliché. Ma sì che sono È cliché. La realtà umana. Ma non sono cliché, è la realtà umana. Te sei su un pianeta sconosciuto, sei un colono, guardi che cazzo è, mi fai vedere che cazzo è. Lui non lo sa che si apre quell'uovo e gli arriva il presagio. Ma io vedo una roba, ma sono vede una vita aliena. Ma Margiela, la vita aliena, Cristo. Me la porto via. Ma come cosa? Ma io la lascio. Ma no, io ma cosa lascio lì? Questi sono soldi a palate, sì, lo faccio vinco di tutto quando lo porto. Sì, ma dai, faccio così, dico, Gigi, vai a prendere. Non ci vado io, ma col cazzo. Ormai sei lì. Sì, sì, ma io sto sulla soglia, guardo gli altri che guardano, ma col cazzo che ci scendono e trovano un'astronave aliena mai vista con un gigante scoppiato. No, te stai in questo modo distruggendo anche il primale. Non sono cliché, sono scelte volute. Ma il primale è il solito regime. No, se fosse stato 79. Ma nel 70 che cazzo vuol dire? I film di fantascienza con gli alieni esistono dagli anni 30 e c'erano i soliti cliché, il cliché dell'uomo che è pallace e non capisce un cazzo e va a mettere le mani dove non le deve mettere. Esiste da tempi di racconti di Wells del 1800. Ma appunto, se no non funziona l'esplorazione, ci deve essere infatti. Ma devi fare un po' meno coglioni. No! Perché se li fai meno coglioni diventano supereroi e te non hai no, perché te sei convinto di andare nello spazio, andare sul pianeta, far viaggio, ti scoppia il capitano, sei nella merda e te sei convinto di essere te, Mattia, sei davvero convinto al 100% che sul pianeta non ci scendo, la sparo una piccia, no, finché non ci sei, no, è questo che ti dice Scott in tutti i suoi film. Loro, quando lui muore, quando si ripiglia e muore il facehugger, non si chiedono, non gli fanno neanche una radiografia al petto, non si chiedono, è morto, vaffanculo, vanno a mangiare, meno male ti sei ripreso, e poi gli scoppia l'aliena e gli scaldi, gli parte dallo stomaco come nulla fosse. Cioè, non sono cliché, è proprio come reagisce il genere umano, è il solito regista, fa il solito discorso, rimette un'altra volta la conoscenza umana, siccome il nostro androide ci ha detto che ora sta bene, e l'androide li fotte un'altra volta, noi ci crediamo, è morto l'aliena, non c'ha nulla addosso, invece l'androide sapeva già, e te l'ha messo nel culo. Una qui è uguale, poi magari hai detto solo cazzate. No, non hai detto solo cazzate. Secondo me proprio sono due modi di vedere le cose completamente differenti. Quello che dici tu io lo capisco, non è che penso che è una cazzata. Lo capisco, ma non mi entrerà mai nel mio... Cioè... Devo cercare di farticelo entrare, così guardi il sottotesto del film. Ma non hai capito, tutto quello che hai detto, cioè non è che non l'avessi colto. Cioè, il sottotesto lo posso anche cogliere. Ma il punto... Che si mescola una forma magnifica. Siamo d'accordo, ma il punto è che per la mia mentalità, per come lo guardo, posso anche capire il sottotesto, ma comunque per me certe cose rimangono assurde, poi che siano volute va benissimo. Ma se per te rimangono assurde... Ma per me sono assurde! Ma l'assurdità per me c'è in film che tutti dicono che non sono... Cioè l'assurdità esiste sempre nel film di fantascienza, senza l'assurdo! Ma sì! Non esiste fantasy, ma lo avete capito o no? E siamo d'accordo, ma... Quindi personaggi non si possono... È un'assurdità che va oltre quell'assurdo che sono disposto a accettare! In un... Ma no! Ma me la su ti puoi accettare perché non vuoi accettare che ci siano persone che la pensano in maniera diversa a te nello schermo. Ma no, perché semplicemente mi sembra che queste persone vadano contro quello che è l'istinto di autoconservazione di base che dovrebbe muovere un essere umano. Non ce l'hanno tutti gli esseri umani. Io metto le mani in mezzo alle visce, l'ho messi mille volte in mezzo a serpenti, ma cosa cazzo fai? Avevo 15 anni e mi garba il serpente, lo voglio toccare. Sì, ma qui ma non mettere in pericolo nessun altro, questa gente resta in incognito. Ma infatti a me non mi mandino mai a fare l'esplorazione di mondo, che io tocco tutto. Spero, porca troia. No, però in realtà loro non dovevano esplorare nulla, e in realtà ci sono stati mandati così, un po' rincotti apposta però, per andare. Non si capisce che lì ci sono stati mandati apposta dalla Warner Corporation, non si capisce. Lì è la storia che si ripete, va bene. Non si capisce. Poi non è che si ripete perché prima. Okay, non si capisce il la Wayland usa quel sistema tutte le volte. E va bene. Ma il sistema è, manda un messaggio. La Wayland ha captato il messaggio di lui. Li ha mandati apposta, gli hanno messo a capo. L'ha messa bene nel culo, sì. Quando metti la capsula che guarda caso si rompe proprio quando sei a tre passi dal pianeta. Sì. Guarda caso c'è l'osa, guarda caso c'è l'ossigeno, guarda caso il pianeta è circa 10 volte meglio di quello dove stiamo andando a vivere, quindi perché non provarlo? Magari neanche esiste quel pianeta dove stanno andando, È il bello del film, sì. Le reazioni poi dei personaggi sono dovute tutte a questo, quindi è chiaro che la Wayland non ci avrebbe mai mandato dei grandi scienziati così perché avrebbero fatto scelte diverse, così come è chiaro che la Wayland ci manda nel primo la Nostromo dove sono gente che in realtà tranne lui è gente scava, che scava per tirare fuori i pietroni, ci mandano loro, lo sai perché ci mandano loro?
perché loro sono dei coglioni che non capiscono un cazzo e che il 90% mi portano all'alieno, perché se ci mando uno col cervello veramente grosso, che cosa fa? Io siamo nella merda, come fa Elizabeth Shaw in Prometheus, che come vedere su Marite Smerda non ci andiamo più, lì è un casino, ci ritorna il vecchio, siamo nella merda, ci volevano ammazzare tutti, e infatti lei c'ha il polpo nel fisio perché trompa lui, e quella scena magnifica che tutti hanno criticato, cazzo dite, che lei, come il Ponzi il titolo, si pianta della roba nel 2100 che potrebbe essere concentrato di morfina per mille, non sente più un cazzo nemmeno se gli spari nei ginocchi, ma state discutendo di fantascienza, non sai nemmeno cosa si pianta, ma quella macchina gli apre la pancia, non state nemmeno a sentire che dice anestesia totale quando gli passa per qui, la gente non ha ascolta, non guarda e non capisce un cazzo, lei sta tutto il tempo a fare nonostante si pianti, mi tre secondi deve stare a fare e basta, la gente deve capire che i film sono fatti di forma e sostanza, tutti stanno a guardare la forma di queste stronzate come Wonder Woman, Mumio sì che fanno quanto sono belli e poi mi devo, senti, dai soliti, è quello il problema, perché se questa gente mi distruggesse nello stesso modo Wonder Woman, Transformers, io sono stato coerente, tutta questa gente dicesse, questi fanno ca, Barry Covenant perlomeno c'è il cinema, no, questi diano, come fa K, Scott è un uomo morto, ma guardiamoci Baker, no, è uno dei migliori 10 registi contemporanei americani. No, non, capire roba... che, non capire che il livello è diverso proprio da Stolti. Non è da Stolti, perché ti ripeto che, non sto a dire nomi, ma ci sono giornalisti, giornalisti strapagati da Rai a Film TV, a Chuck, a tutti, gratis, tutti anch'io, tutti che stanno dicendo, tutti che Transformer 5 è una bomba, che Bay è uno dei migliori 10 dei 5. Vergognoso, vergognoso. Questo dicono i critici italiani, e poi ci si chiede come mai i bimbetti capiscono Alien Covenant. Basta, non lo capiranno mai, perché leggono, sono convinti che il bello è Wonder Woman, li porti Alien Covenant, ciao, non ci stanno nemmeno, cioè quei 4 minuti di titoli di testa di Prometheus che non succede nulla, che è solo cosa, sì, la gente, i bimbetti di ora, i ventenni si sono già rotti i coglioni alla terza inquadratura, questo è quello che voglio dire, al di là poi del gusto personale, non vedere che Covenant è cinema puro, quello sì, cinema, quello sì, la gente non ha capito generale, che è cinema generale. Puro, e il cinema puro è fatto di grandiosità nella messa in scena come prima cosa, il cinema è visivo, la storia viene dopo e deve essere curata, ma non deve per forza seguire una logica quando si fa l'esplorazione dello spazio che è quella dello spettatore, perché se no si torna al punto che ci sono sceneggiatori, produttori e registi che sono, fanno il loro mestiere e sanno come farlo, se no la gente che l'ha criticato pigli una telecamera e mi faccia Covenant, me lo faccia, mi giri la scena, la prima, in qualsiasi di questo stronzi di Bay Snyder, sì, il giorno che mi girano una scena montata e fotografata come la prima di Prometheus, la terza di Prometheus, la prima di Alien Covenant e tutte quelle di Alien Covenant a livello tecnico, tutte, mi trovate un regista in grado di mostrare lo spazio con quei movimenti di macchina che mostrano la bellezza dell'esplorazione, trovamene uno che è in grado, non è in grado nessuno se non Neil Blomkamp e Duncan Jones, infatti ora va di moda e si dice che Neil Blomkamp insomma, Duncan Jones insomma, e Warcraft insomma, Gravity non mi ha fatto cagare, però Alfonso Cuarón riesce a fare quella cosa dell'esplorazione, no, però riesce a fare una lì il problema però è un altro. Qui non stiamo esplorando su Gravity. No, no, è vero, no. Lì il problema è la credibilità. Che però non è neanche fatta scienza. Ma lo sai Gravity. Qual è? Perché, no, poi Gravity a me piace, tecnicamente era fantastico. Il problema è tecnico, No, il livello tecnico è mostruoso. Il perché problema di quello stai parlando. No, quello è mostruoso. Infatti Cuarón è mostruoso. È lui che è mostruoso. Gravity ha un errore solo. Cioè? Ha due errori. Il primo errore è il personaggio di Julia Roberts, i personaggi. Perché, Sandra Bullock e George Clooney, perché? Perché uno è scritto come un coglione, veramente, cioè lui è veramente un coglione, perché comunque quando e nessuno lo dice, ecco, è Gravity quel gran film, lui è veramente un coglione, perché a differenza del capitano di là è stato addestrato 350 anni per stare lì intorno allo spazio e non si capisce come mai sia primo così stupido da morire così. Ciao, senza nulla, cioè sta andando alla morte più terribile del mondo, cioè sete e fame nello spazio profondo finendo l'ossigeno e se ne va, come leva il casco, levi il casco e congeli in un secondo, esatto, meglio così, no, lui il coglione se ne va e vai, però vabbè, è scritto comunque da te, ma il problema di quel film è che siccome vogliono creare empatia con le donne, col personaggio, allora Julia Roberts cosa ce l'aveva? Il marito stronzo e la figlia della morte.
Che, ma è, quante possibilità ci sono nella vita? Che tu ci abbia il marito stronzo, la figliola morta e che tu cazzo vada nello spazio e tu ti perda anche e ti si stacchi? È impossibile, proprio per percentuale, è impossibile. È un altro problemino, non sa leggere cinese e russo. L'hanno mandato nello spazio. Sì, che date cos'è? È una piattaforma che collabora con la Cina. Ok, quello sì. Però, no, arrivano i pezzi, non se ne accorgono. Però abbiamo parlato tanto di atteggiamenti, la caducità dell'uomo. Però fermo, questa non è esplorazione spaziale. No, no, non è esplorazione spaziale, ok. Perché Gravity non è... È un film di scienza più che di fantascienza. Sì, infatti non è fantascienza. Cioè, ci sono delle cazzate, ma non... spazio, però... Però Gravity non è un film... cioè, è un film sullo spazio, ma lo spazio è semplicemente un modo per raccontare un viaggio. Quello che tu dici del fatto che statisticamente non è possibile, è vero, ma perché? Perché il film ti suggerisce totalmente che questa esperienza... Cioè, è come se lei fosse stata scelta... quasi dal destino per avere questa esperienza. È terribile, è divina la cosa, è orrenda. A me no, la mia dice è trovato, divina, ma è terribile, ma lì è morta la figlia. Una persona che ti molla la manita e ti molla la figlia non può, non ti ci mandano nello spazio. Probabilmente no. No, no, probabilmente. Così come non dovrebbero mandare nello spazio gente come quella di perché siamo nel 2100 ed è gente che pilota, no? Assolutamente. Okay. Non è gente che fa, non è gente che gli ha porto figlioli, non spiegano che ne porto nulla. Non è niente, è sesso psicologico che hanno passato e non si è assolutamente. Lì però, non lo puoi passare, non lo puoi passare. Perché se non lo puoi passare con un figliolo morto, non te lo fanno passare, non ti fanno partire, non c'hai la testa libera, se in quel momento vedi una stella e ci vedi la tua figliola, di là si parla di idiozia, che è un'altra cosa. Sandra Bullock non è idiota, non è stupida, Sandra Bullock è devastata dentro e poteva essere interessante. A quel punto Gravity lo dovevi fare senza che lei... Cioè, dovevi fare la storia di lei nello spazio che non veniva beccata dall'asteroide, che faceva il suo lavoro e faceva una cosa bella su una donna nello spazio che cercava di ritrovare se stessa dalla morte della figlia. Non era credibile, ma ci si poteva stare. Invece così diventi che chi cazzo ce l'ha mandato, ma nello spazio lei è morta, la figliola l'altro anno, non sa parlare lingue, non capisce un cazzo di sistema un tubo, non sa far partire una navicella, ma lei cosa cazzo ti ha... Ma sei un astronauta, ma cosa cazzo ti hanno insegnato? Che ci vuole 15 anni, c'è l'incoziente intellettivo di 180, non sa leggere il cinese. Ma che cazzo dici, lo so io? Cioè, via, giù, quello è diverso. E comunque io reputo Gravity un buon film lo stesso, allora, nonostante quelle stronzate. Però, per chiudere... In Covenant, però, non le reputo tali, perché sono... Quella è fantascienza, è come Pitch Black reputata una stronzata. Pitch Black è bellissimo, è pieno di buchi di sceneggiatura. Perché mandano il mega furiano, il più criminale dell'universo, non in una cazzo di astronavina per i cazzi sua, con quattro poliziotti così in mezzo all'astronave normalissima autobus che porta a Ernusio? Perché? Ma perché siete scemi? Che lui lo sanno benissimo che non va in criogenesi, non le ha fatto un esame. Dai, tutti i film di esplorazione hanno dei buchi che servono per portare avanti la fantascienza. E in quanto fantascienza il tale buco non esiste. Esiste solo chi ce lo può trovare. Chi non ce lo può trovare lo sposta perché dice non è un buco, ma è un espediente, che è un'altra cosa. Però prima che ci muoia la batteria, voglio dire una cosa semplice. Che muoia anche le... Questa in realtà è una cosa secondaria, pignolerie mie probabilmente, ma volevo sapere cosa ne pensavi tu. Anche se già immagino la risposta. Cioè, per te... Per me. La questione tecnologica di Prometheus e Covenant. Sì. Cioè, è ovvio, gli altri film sono stati girati dal 70 in poi, quindi è logico che la tecnologia che usavano era un'estensione della nostra, quindi avevano i Mac, certo. Al momento il Commodore 64, ecco. In Prometheus e Covenant, che sono ambientati prima... Non molto, però, ho capito, però cazzo, c'erano delle cose, capito, nel senso, il punto è quello, molti dicono, ma perché quelli erano navi cargo, la clonazione è una tecnologia del merda, sono 200 anni dopo il primario, sono 300 anni dopo questo. La clonazione, la tecnologia è perfetta, non c'erano più i Mac. Però che è comunque meno rispetto a queste. Io capisco che... Non molto meno rispetto a queste. No, guarda, ho rivisto la clonazione tipo tre settimane fa. Li sparo tutti ogni settimana. La tecnologia non è molto diversa. Ma a me è che c'è una differenza di che non stai notando. Un'altra volta, va notata, va sempre notata. Alien 4 è su una base militare. La tecnologia è diversa. Basta, è militare, spartana, e deve servire. Vabbè, però la nave cargo è giustamente per l'estetica, giustamente costruita l'estetica, così. Okay, sì, va bene. Il computer, allora se no te si può dire lo stesso di 2001, anche 2001 quando va da Hal c'ha le schede madre che sono grosse, però il computer c'è quello che dico io, è quello che dico io, la mia domanda è questa. L'esterno invece è perfetto, in realtà secondo me l'esterno è perfetto perché cosa tende a fare l'uomo quando va nello spazio? Se noi si guarda i primi shuttle che mandavano, erano tutti
tutti esteticamente sì, più sì. belli, più figura. Ora sono molto più, anche gli aerei che fanno da sì. guerra, sono molto più quadrati. E l'estetica di Alien è molto più quadrata, non ha bisogno di tutti quegli svolazzi. Sì, no, primo, però la nave... non hai proiezioni olografiche, no, non hai capito. No, la proiezione olografica non ne hai bisogno, è la, questa è la, la cosa bella. In Alien 1 non ne hai bisogno, perché non c'è proiezione olografica, perché non puoi averla. Certo. In Alien il 2, cioè, addirittura arrivano con un'astronave che sì, no, è talmente vedi. Figura. Però la domanda era in Alien 3, chiaramente non puoi vedere la tecnologia perché sono su una prigione. In Alien 4 è una cosa militare e Scott se ne lava le mani, ritorna al suo primo. Chiaro che Mother fatto a quei pippoloni è datato. Però la mia, quello la mia, è datato anche. La mia domanda, però, 2001 cosa. Sì, però capito, 2001 anche nella cosa lui gioca con scacchi. Sì, sì, non c'è niente in realtà, però. No, però nell'81 c'aveva gli scacchi, clic e ci buttare. E vedo, non ha avuto un seguito contemporaneo, capito? Nel senso, quello che l'ha avuto contemporaneo di adesso. No, però l'ha avuto negli anni vent'anni dopo. Sì, sì, ma aspetta, cosa stai parlando? 2010, l'anno del contatto. Sì, no, ok, va bene, però comunque erano, cioè sto dicendo, erano a livello tecnologico, se tu lo guardi comunque, da un punto di vista di tecnologia, mi sembra che, cioè no, perché comunque... i termini dell'astronavi sono... Ma poi 2010 era ambientato comunque dopo. 9 anni dopo. Appunto, ma qui stiamo parlando di, cioè capito, il punto è che qua la tecnologia... No, ma non è... Cioè, quello che voglio dire io è, se secondo te avrebbero dovuto riprodurre quella tecnologia obsoleta? No, per il semplice fatto che, prima di tutto, nel primo... Allora, in Prometheus non abbiamo una nave cargo, ma abbiamo una nave medica... E questi sono prequel, capito? Non è di seguito ci sta! Abbiamo una nave che in realtà non va dimenticato. È la nave, dice... No, nel non in Alien, quello, in Prometheus... è la nave più avanzata che la Wayland ha, perché in realtà c'è il capo della Wayland, quindi quello è un prototipo super figura. La nave dopo è una nave coloni, quindi se loro per caso dovesse succedere qualsiasi cosa, perché è così grande, per esempio, perché c'ha tutte quelle stanze cucina, perché se si svegliano in 2000 no, certo. come cazzo li gestisci? Però il punto... invece l'Alien, quello vecchio, sono in 6. No, siamo d'accordo, però ho capito, tutto non hanno bisogno di niente. Tutto fa pensare che sia tecnologia obsoleta rispetto però, a Prometheus. Però se calcoli invece no, perché se te ti ricordi il primo Alien, dove lui viene curato, quella che dice è una delle scatole che dove lei viene fatta sì. l'operazione, in realtà appare negli Alien. Ricordi la scatola dove te, sì. che loro ce lo vogliono criogenizzare e operare? Sì. Appare molto più moderna in Alien 1. Infatti in questa via è un cassone che fanno un po' fa operazione all'uomini, alle donne, è un cassone, ne esistono solo 3, dice, invece certo. in Alien cioè, è nella norma avere quella lì, ce l'hanno 4 in cabina. Quindi tu dici la differenza è più nel design. La differenza è nel design perché, a differenza del nave da cargo, che deve essere spartana, e lì può tornare anche il computer, mi importa una sega, perché utilizzare un computer tutto bello e figura quando lo vede una che deve pigiare un pulsante e fa madre come fa? Bene, va. E te la vedi dal cazzo, io la vedo così, vedo inutile tornare indietro, cioè questa cosa qui la vedi enorme nei Guerre Stellari di Lucas, sì. perché c'è una tecnologia sì, avanzata di 5.000 anni. Ecco, nei prequel, lì veramente no, ma prequel. Lì è avanzata, no, di 100 anni, di 16.000 cioè, nel anni. Senso, lì ecco... Cioè, quell'altro andavano a booster, questi lì non si capisce come fanno no, là. No, al momento quelle pulegge. Cioè, quindi è proprio troppo avanzata. No, mi interessava questa cosa, adesso chiudiamo perché sennò... Poi è chiaro che boh... E lì sta sì. anche a cercare un minimo di estetica certo, moderna certo. perché anche lì Scott no ma ci sta la solo vorrei esempio, sapere come ti pone di più confrontare io mi pongo nel fatto che avrei preferito che avessero fatto l'estetica vecchia ma mi rendo conto che gli inventi avrebbero però fatto anche tu comunque l'avresti preferito ma l'avrei preferito così come gusto personale ma non torna notare quello che dico io è che però siccome già gli sto mostrando dei film che i bimbi di oggi stanno tutti ma devi anche renderli appetibili ai 15 anni li fa cagare a tutti ovvio. Covenant non c'è un 15enne che gli piace quindi allora perlomeno diamo delle astronave buone perché ci sta. Non sta in cassa un po' più moderne sennò queste si buttano al terzo piano tutto lì però faccio presente che in Alien 2 l'astronave che arriva con i militari come design è molto simile all'astronave di Prometheus no ok quello sì quello similissima no, quello sì, quello perché sì. Cameron va detto a differenza di Scott che è un esteta inglese pazzo Cameron era già un fissato dei mecha e dei cartoni vabbè, giapponesi Cameron. E quindi quando doveva fare astronavi bellissime come in Avatar quando deve costruire roba meccanica è di un altro pianeta Cameron io ti dico il secondo Alien per me è no, secondo me il secondo Alien non può essere bello come il primo perché il primo è un thriller da camera folle. No, ma il punto è che il secondo è un sequel vero, nel senso che è l'idea del primo. È brutto dire dare voti, però il primo secondo me è un capolavoro, il secondo è un 9. Ma guarda, ti dico, sai cosa mi colpisce nel secondo?
che alla fin fine ti asseconda una voglia che penso abbiamo avuto tutti. Io non c'ero quando c'era. No, io non ce l'avevo. Non avevi la voglia di vedere più alieni? No, no. No, sinceramente io, no. Io ti ho visto più alieni e ho detto, cazzo, io vorrei vedere un film no, con più alieni. No, io sinceramente no. A me quello che era piaciuto tanto di Alien era proprio che era... Ma era sì. Una macchina da guerra talmente forte che uno solo ti poteva sterminare il pianeta. A me piaceva quello. In Alien 2 mi sono divertito a bestia perché Cameron costruisce una osa. E io direi su questo di chiudere, perché devastante, sì. Poi degli altri blockbuster in realtà non si è parlato. No, infatti, non lo sapevo. Transformers 5, tanto è una merda, si dice subito. Guardiana della Galassia 2 per la bello. Guardiana della Galassia 2 è bellissimo. E come l'hai definito? Era il primo. Film della Troma. Film della Troma ha fatto 2 miliardi, quindi chiama Marvel e basta. Poi per veloce. La mummia. La mummia è probabilmente qualcosa di inconcepibile. Siamo in fondo. Wonder Woman fa tre risate per il resto dei, vabbè, dicono la DC, la DC fa film talmente brutti e questo lì probabilmente può sembrare anche guardabile, ma non ci prendiamo in giro. Non si spiega come trovano l'isola, è un film scritto, questo altro tipo di sceneggiatura, fa cagare al cazzo, questa va a giro la spada in mezzo alla strada così. Oppure come la festa con la spada, con la spada infilata fra le chiappe. Vabbè, è un film talmente brutto che quindi i blockbuster, diciamo, degli ultimi mesi secondo me sono tutta spazzatura più o meno. Fortunatamente è arrivato Covenant che ha dimostrato un'altra volta che il cinema esiste, per me è questo. E niente, noi allora vi salutiamo. Quindi come per Watchmen si rimane ed è fatto che non è fatto cagare, a me non piace. Ma il punto è che questi discorsi ne penso che nessuno abbia la pretesa di cambiare l'opinione. No, è tanto. Anche perché sennò la discussione no, uno ci prova, però col tempo, non ora. No, ma poi se uno quando parla cerca di far riflettere l'altro, poi magari. Ma guarda che su quello gratuito ci rifletto. Magari uno non io non sono un pirla che non ci. No, ma fra 3 anni magari uno lo riguarda, ma lo sai che io sono un rivalutatore. Io uguale, io rifletto su tutto tranne che su quella mia. Chiudiamo così almeno ci possiamo andare a fare la doccia perché si sta iniziando a morire. Se non troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie Federico. Grazie a Mattia.